politica che arriva con un progetto dove è geolocalizzato un ospedale unico senza condividerlo con la popolazione. Siccome è un momento dove le persone si allontanano dalla politica proprio perché la politica non riesce ad ascoltare prima di fare scelte, ma fa scelte dentro al palazzo, noi abbiamo detto basta. Questo è un momento delicato ma importante, perché se Ascoli, insieme a San Benedetto, insieme a tutti i comuni, riesce a fermare questa scelta che va al di sopra della volontà del popolo, è anche un messaggio per far capire al centralismo Ancona pesarese che c'è un territorio qui che vuole pari dignità, pari diritti e pari tutele. Ecco, questa voce di popolo può aprire una fase nuova, una stagione nuova del territorio marchigiano, dove questa parte delle Marche, che ha contribuito in modo importante sia a livello economico sia a livello di impegni, vuole pari trattamento. E quindi noi ribadiamo che la nostra proposta è l'azienda ospedaliera Marche Sud, mentre la parte nord, diciamo, ha una mobilità in uscita verso l'Emilia Romagna. Noi abbiamo una mobilità in entrata dal vicino Abruzzo, mi sembra, se non sbaglio, circa il 20%, e queste risorse vengono rispalmate su tutta la regione. Noi vogliamo autonomia finanziaria, perché con un'azienda ospedaliera noi abbiamo la possibilità, le vecchie ASL per intenderci, noi abbiamo la possibilità che queste risorse in entrata possano essere utilizzate per due cose: migliorare il servizio sanitario e la valorizzazione del personale medico ospedaliero. Allora, noi chiediamo che lo strumento principe che deve dare risposte in tema sanitario sia maggiormente condiviso, sia fatto con i territori, e soprattutto chiediamo di prevedere un modello diverso che non lasci sguarniti territori e località così importanti come Ascoli, ma non solo. Ho ricordato l'entroterra perché io vengo dalla provincia di Macerata, quella forse territorialmente in maniera più vasta colpita dal territorio, e quindi una attenzione particolare anche in questo strumento di pianificazione andrà data ai territori colpiti dal sisma, se vogliamo che riprendano vita, se vogliamo, fornendo servizi che possano essere di nuovo abitati e non delle cattedrali nel deserto, delle quali ovviamente oggi ne sentiamo non solo la necessità, ma sicuramente anche come debito morale nei confronti di chi ci abitava e delle persone che purtroppo hanno perso la vita in questo sisma, credo che si debba dare delle risposte in questo senso. Ho raccolto e porterò avanti le richieste che vengono dal territorio di Ascoli Piceno, quindi andrò a fare una verifica su quelli che sono i criteri inseriti all'interno del algoritmo che ha portato alla individuazione del nuovo sito. Questo perché non è un problema solo di Ascoli, solo della provincia di Ascoli. Questo modello è un modello che sta portando problemi, sta aprendo un dibattito importante sui territori, ai quali mi sembra che la classe politica che sta governando la regione non stia riuscendo a dare le risposte adeguate. È impensabile lasciare città come Ascoli, Piceno, San Benedetto e Tronto senza strutture sanitarie adeguate alla loro grandezza, anche alla loro storia e alla prospettiva. Oggi la sanità è un elemento essenziale per la crescita delle comunità e per anche i servizi che devono svolgere. La scelta di Spinetoli, o la scelta che è fatta con algoritmo, la scelta che può essere fatta in qualsiasi altro posto, mortifica la politica, perché laddove non è politica l'elemento essenziale che riesce a scegliere la collocazione e la garanzia e la strutturazione dei servizi sanitari sul territorio, è la mortificazione assoluta del Consiglio regionale, dell'Assemblea dei sindaci e dei consigli comunali. Io penso che se noi andiamo nel Consiglio Comunale di Ascoli Piceno, se noi andiamo nel Consiglio Comunale di San Benedetto, ma della stragrande maggioranza dei consigli comunali della provincia, io credo che troviamo un'insoddisfazione e una non condivisione assoluta. Ecco, allora, quando la politica vuole sostituirsi al territorio, si assume una responsabilità molto importante. Sicuramente una riforma sanitaria deve essere fatta nella Regione Marche, sicuramente c'è una disparità di trattamento tra alcuni luoghi e altri, ma questa riforma non può che passare tramite la condivisione dei territori, tramite la chiarezza rispetto agli obiettivi e tramite anche quelli che sono alcuni punti fissi. Io faccio una considerazione che mi vede un po' anche protagonista. Quando ero sindaco avevo favorevolmente intrapreso il percorso dell'ospedale unico della nostra provincia, ma poi
con l'andare dei mesi e dei tempi abbiamo capito che era sbagliato. Perché è sbagliato? Perché la sanità regge su un elemento essenziale, e l'elemento essenziale su cui regge è la statistica, cioè il numero di pazienti utenti che, di cui una struttura, no, è fondamentalmente circondata. Per fare una buona struttura sanitaria occorrono centinaia e migliaia di persone, occorrono persone che sono superiori alle grandezze delle nostre province. Allora, dei dubbi ci sono, e sono dei dubbi importanti rispetto a queste scelte fatte, secondo noi, troppo velocemente. Oltretutto, la storia della sanità della Regione Marche è una storia di azioni e contraddizioni. Basti pensare al 2003, quando l'ASUR regionale unica viene fatta e poi viene senza, cancellando le aree vaste, e poi alcuni anni dopo le aree vaste sono state reinserite senza personalità giuridica, e poi si è tolto la possibilità all'assemblea dei sindaci di essere determinante ma da solo un parere consultivo. Diciamo che o noi fissiamo degli obiettivi seri e condivisi da qui a 5, 10, 15 anni, cerchiamo di garantire a questi obiettivi la condivisione di una maggioranza importante, che non può passare con due città come Ascoli e San Benedetto che sono contro di un territorio come questo, oppure noi facciamo delle forzature che non sono sicuramente il bene né della sanità né dei nostri territori. Chiudo facendo una considerazione finale. Il vero problema della sanità nelle sue Marche sono i dottori. Noi dobbiamo mettere più personale. Io vengo oggi da un incontro con alcuni, non di questa provincia, ma con alcuni operatori, e c'è un'emergenza che è relativa al numero di dottori. Allora, noi pensiamo ai muri, ma non pensiamo a quelle persone che dovranno curare i nostri cari, i nostri amici, i nostri cittadini, e voglio dire garantire una qualità anche nell'accoglienza ospedaliera. Il primo obiettivo di chi vuole garantire sanità deve essere chi ci guarda e quando ci guarda, quando arriva là. Certo, i numeri sono importanti, io capisco che fare delle assunzioni, sbloccare i concorsi, sbloccare insomma un numero importante di operatori sanitari nelle strutture significa risorse. Ma allora prima parliamo anche di questi aspetti, perché mi sembra riduttivo parlare solo dell'aspetto dell'algoritmo che sceglie o non sceglie, no? La collocazione di un ospedale in una provincia come questa.